Torna al successo l'Umana Reyer Venezia nel massimo campionato di basket, espugnando il parquet di Dolomite Energia Trento nella replica della finale scudetto dell'ultima stagione, che vide gli Oro Granata laurearsi campioni d'Italia contro gli Aquilotti. Michael Bramos, con 26 punti e 6 su 8 da 3, è stato il mattatore della serata trentina, dove un Forrai nuovamente micidiale ed un Sutton tornato ai livelli della scorsa stagione non sono bastati per avere ragione di una Reyer ben altra cosa rispetto al l'irriconoscibile quintetto del turno precedente con l'inopinato scivolone interno contro Varese. Una prova di squadra assolutamente straordinaria ha consentito ai lagunari di imporsi rimanendo sempre avanti nel punteggio e sfoderando nel momento cruciale del confronto un Mitchell Watt sontuoso a proporre un repertorio di colpi che hanno messo KO i ragazzi di Buscaglia, dove un Flaccadori in ombra e un Gomez meno efficace del solito sono state le note dolenti di una compagine che perde da 4 turni consecutivi e resta ancora lontana dalla zona playoff. Adesso entrambi i quintetti triveneti di Serie A1 sono attesi da trasferte europee. La Reyer a Bayreuth in Germania, Dolomiti Energia Trento a Zagabria, Croazia contro il Sedevita. Abbiamo giocato una partita molto molto solida per 40 minuti. Sapevamo di quanto Trento avrebbe messo a livello di fisicità, di atletismo e di intensità e siamo stati molto pronti per tutto l'arco della partita a rispondere a questa fisicità, pure in una situazione di grande difficoltà che poi si è aggravata e, al di là della condizione di Peric, anche ora con l'infortunio di Ness. E devo dire che aver limitato, alternando le difese durante la partita e costringere, diciamo, Trento a pensare un po' di più è stata una cosa importante, ma la disponibilità di tutti i giocatori nel stare dentro la partita per 40 minuti a livello soprattutto difensivo per poi colpire sulle cose che ci sarebbero servite in attacco è stata molto importante. Giornata di campionato trionfale nella massima serie femminile con Schio e Venezia che strapazzano rispettivamente Lucca e Ragusa, lanciando un'affascinante fuga a due tutta veneta. Peccato per Fila San Martino di Lupari, sconfitta a Torino.